La generazione Z sta rivoluzionando il mondo del lavoro. L'arrivo dei giovani nel contesto lavorativo, il 20% delle nuove assunzioni è nato tra il 1997 e il 2021, sta ridefinendo le priorità e sta aprendo le porte a nuove prospettive e abitudini. Work-life balance e opportunità di crescita professionale ed economica sono le prime esigenze richieste. Infatti, il 35% dei giovani richiede orari di lavoro flessibili, il 27% la possibilità di lavorare da remoto, mentre il 20% auspica una settimana lavorativa di 4 giorni per conciliare vita privata e professionale. Infine il 29% sottolinea l'importanza di aumenti salariali regolari. Il 61% degli under 30 guarda lo stipendio, però non è l'unica variabile, non è la variabile che gli fa scegliere quel lavoro piuttosto che un altro. Quello che glielo fa scegliere sono le condizioni del lavoro, cioè il lavoro che piace. Secondo Unioncamere sono 28.000 le intenzioni di assunzione manifestate dalle imprese a maggio in Puglia. Tra i motivi che spesso allontanano le figure più qualificate dalle PMI c'è la richiesta di smart working, di adeguate misure di welfare aziendale e di piani di formazione. Se ne è parlato a Bari durante il seminario Il futuro del lavoro, promosso da Confindustria Bari BAT. Bisogna guardare a tutto quello che offriamo come imprese, a welfare, alla capacità di crescita personale, a come le aziende comunicano, come le aziende diventano attrattive per i nostri giovani, per le persone che devono e vogliono venire a lavorare nelle nostre imprese, e come riusciamo a trattenere questo capitale umano. Solo in questo modo si potrà portare a termine un processo di cambiamento destinato a trasformare il mondo del lavoro rispetto a come lo conosciamo ora.